Buongiorno, sono le 8 e un quarto, alle 9 dobbiamo essere all'università per la prima lezione del giorno e siamo stanchissimi. Oggi c'è un vento della Madonna e noi non apprezziamo assolutamente questa cosa. Io vorrei denunciare chiunque abbia inventato il vento a Milano. Insomma, no? Molto male, molto molto male. Vabbè, siamo arrivati all'università, adesso faremo la nostra prima lezione della giornata. E poi ne avremo una successiva e poi andremo a casa per pranzare. Siamo qua durante la lezione con Claudia De Lillo, in teoria una celebrità. No, è una celebrità, no, lavora in radio, in TV, però non è per niente interessante questa cosa. Aggiornamento delle 9:48. Basta. Questa sta parlando da un'ora e ancora non ha smesso. Cioè, noi pensavamo di fare una lezione in serie, invece questa qui sta parlando di come fa il suo programma radio. No. Basta. Come avete visto, ci siamo totalmente annoiati di rimanere lì, quindi abbiamo deciso di andarcene. Adesso facciamo colazione. Solo che nel primo bar non abbiamo trovato posto, quindi andiamo al secondo bar che si chiama Food Academy. Food Academy. Allora, momento di lamento. Questa è stata la mia colazione presa all'università. 5 euro, raga, 3,50 questa cosa, ma ce la facciamo? Ma no. Io ho preso questa torta, spessore 1,5 cm, massimo 2, 2,50 euro, più di 1 euro a centimetro. Continuiamo con il lamento. 3 euro ha pagato. 5 euro. 4,50. E il succo? 5 euro. Mi fa ridere che lui parla come se non ci fossero tipo tutti qui ad ascoltarlo. Poverini, quelli non c'entrano nulla, sentono le lamentele per prezzi scelti da altri. Abbiamo le prove, noi non diciamo bugie, ragazzi. Guardate, ragazzi. Con un ritardo di 14 minuti, adesso ci dirigiamo alla nostra lezione di web design in cui ci mostrano come creare i siti. Lavori in corso di ristrutturazione alla Yulm. Abbiamo un colore come lo percepiamo, rappresentato dal sensore ottico. Non andate a rompere le scatole, io come totalmente la quando che mi crash. Adesso Federico vi spiegherà quello che non gli va bene. Vai, dici. Allora, questo carissimo professore utilizza un programma diverso rispetto a quello che ci ha detto di scaricare. Quindi le opzioni che lui usa sul suo Photoshop a pagamento non sono disponibili nel programma che ci ha detto di scaricare. Che si chiama Gimp. Gimp, non lo so, non lo voglio neanche sapere. E quindi, cioè, lui ci dice di esercitarci, ma in realtà non possiamo perché esercitatevi, è come? diversa l'applicazione. Niente, ora riniziamo. Purtroppo. Un saluto da noi. Io ho provato ad utilizzare questo programma per migliorarmi la faccia, ma penso che qualcosa sia andato storto. Stiamo tornando a casa, ma la metro ha deciso di farci aspettare 10 minuti e mezzo e quindi dobbiamo andare a piedi. Siamo appena tornati a casa, adesso mi metto a fare il pranzo assolutamente anche molto velocemente, dato che sono quasi le 2 e io ho famissima e sono stanchissimo. Come pranzo ho deciso di fare un po' di pennette con la panna e il prosciutto. Uso questo qua della Lidl perché mi viene molto più semplice, dato che è già tagliato a cubetti. Adesso, come si è detto, ho messo l'acqua per la pasta a bollire, ho aggiunto il sale. Adesso preparo il condimento con la panna e il prosciutto. Ci vorrà un po', spero che sia tutto veloce perché ho famissima, sto morendo di fame troppo, troppo. Per la pasta metto semplicemente del burro nella padella con il prosciutto. Dopo, a fuoco spento, dopo che ha arrosolato un po', ci metto la panna da cucina. Iniziamo, ne metto un bel po' perché rende tutto molto più buono. Vai, una, apriamo questo, tutto.
Ho ovviamente fatto un macello, è uscita tutta l'acqua, anche se non è una cosa che mi capita spesso. Ho messo la pasta e adesso attendiamo un paio di minuti. E fra un poco metto anche la panna qui dentro perché il prosciutto è praticamente pronto. Aggiungo anche un po' di noce moscata, così viene Maria De Filippi. Pasta pronta, e mentre stiamo guardando stasera c'è Cattelan su Rai 2 con la Cele. Ho sistemato tutta la cucina, guardate che bella, tutta limpida, e adesso non so che cosa farò. Stiamo un po' pulendo casa perché è un po' un macello, però adesso vediamo un po' cosa fare, se fare degli appunti, se fare qualcos'altro, se mettermi a fare qualcosa di più interessante, tipo un dolce, qualcosa, vediamo. Allora, momento lamentela, ecco, vengo qua al sole, bello. Momento lamentela da studente universitario, perché c'è appena arrivato questo, ossia il recap di tutto quello che dobbiamo fare di radio, una materia fantastica che ha la bellezza di 3 libri, quindi lei in un mese è riuscita a spiegare 3 libri. Fatto sta che da oggi fino a settimana prossima c'è la pausa, perché nella nostra università, quando ci sono le lauree, non si va all'università. Lei ha ben pensato di mandarci tutta questa lista il giorno prima della pausa, quindi oggi. E nulla, io devo farmi tutta questa cosa nella pausa, che appunto sarebbe dovuta essere una pausa, ma non lo sarà perché dovrò fare 3 libri di riassunti. Io voglio estremamente piangere, però ammiriamo il sole che c'è. Dovrei andare anche a tagliarmi i capelli perché sabato devo partire per andare in Sardegna. Voi direte, puoi tagliarteli in Sardegna? No, devo tagliarmeli qui. Il mio cinesino da 10 euro vale molto più la pena di quelli sardi con 40 euro. No, vabbè, 40 no, però 20 sì. E nada ragazzi, quindi adesso pausa tutta la sera perché devo andare a fare questi 3 libri. Ci metterò tipo 2 settimane, però vabbè. Ho fatto solo un capitolo di tipo 10, però va benissimo. Adesso vado, mi metterò al computer e mi metterò a fare un po' di cose, dato che se no sarò in alto mare. Ogni giorno ricevo questa telefonata e ogni giorno... No, aspetta, mi faccio a fine di parlare. Ogni giorno io... Vi spiego il video di poco tempo fa in cui avete visto Federico che insultava qualcuno. Lo spiego io senza farmi vedere, perché che cosa succede? Da circa 3 mesi ogni giorno ricevo la telefonata del servizio Amazon iTech Trading, che mi propone di guadagnare con Amazon, ed è un servizio di segreteria, diciamo. Ogni giorno io chiudo prima che possa finire le prime 2 parole e poi lo blocco in modo che non mi possano richiamare. Tuttavia, puntualmente, il giorno dopo, mi richiama da un altro numero, sempre lo stesso servizio. Ed io faccio ogni giorno la stessa identica cosa, ma le cose non cambierò mai. Quindi ho già detto, vabbè, siccome già non è la più rosea delle mie giornate, ho detto, adesso oggi pongo fine a questo supplizio, a questa persecuzione nei miei confronti. Quindi aspetto che finisca la telefonata. E finalmente arriva il momento in cui digiti per metterti in contatto con un operatore. Mi metto in contatto con l'operatrice che mi richiama 20 minuti dopo e non mi fa finire di parlare e poi mi chiude il telefono in faccia. Quindi spero che almeno abbia capito dal tono della mia voce che è il caso di smettere di parlarmi, perché non ho intenzione di investire con Amazon iTech Trading. Se mi state ascoltando, questo è il mio messaggio per voi. Fine. Sono le 20:08. Io sono ancora qui. Io ho fatto da qui a qui in tutta la sera. Sono le 9:15, è tardissimo. E adesso devo preparare assolutamente la cena, ma mentre lo faccio ho deciso di fare una live su TikTok. Non so se posso dire questo nome, però vabbè, sull'altro social con le musichette. E nulla. Adesso mi metto con il mio bellissimo cavalletto e preparo gli straccetti di pollo fritti. Mi sono un po' dimenticato di riprendere il risultato, che è questo, super buono, nel mentre stiamo guardando la nostra nuova serie che abbiamo trovato. E niente, la live è andata strabene, ci hanno guardato 2000 persone e quindi nulla. Trovate il link di TikTok in descrizione se volete partecipare a
tutte le live che facciamo. Eccoci qui, giornata terminée. Abbiamo fatto due live oggi su TikTok in cui sono entrate più di 3.000 persone, quindi siamo molto contenti di questo, ci tengono sempre molta compagnia. Adesso la giornata è finita, finalmente ce ne andiamo a letto e ci guardiamo un po' una serie TV. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un mi piace e un commento per farmelo sapere, fatemi sapere qualche altra tipologia di video che vorreste vedere, anche se, ripeto, con i vlog mi sto trovando veramente molto bene, sembra che stiano piacendo anche a voi. Vi invito a seguirmi anche sugli altri social che trovate nella descrizione di questo video e io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!